Salve a tutti, buonasera, buon pomeriggio, sono Roby Rox e benvenuti. Allora, lasciatemi fare un secondo di ordine. Spero che si senta bene. Domenico Sassu, ciao. E Daniele Tata Alfano, ciao. Allora, spero che si senta bene perché, scusatemi, il leggero ritardo di 5 minuti, purtroppo ho avuto un problema qui con Logic. Capita delle volte che ho una latenza impressionante, cioè suono e l'audio mi arriva un secondo dopo, ma probabilmente perché ho fatto casino io, perché ho dovuto scollegare, ricollegare la scheda audio, quindi probabilmente si è un attimo sfalsato, quindi ho dovuto spegnere e riaccendere, quindi eccomi qua. Luca Pintel, ciao. Riccardo Pocci, ciao. Allora, come si è visto dal titolo, oggi volevo fare una... Io spero sempre di farle brevi e dirette, poi in verità mi vengono sempre minimo un'ora, comunque va bene, nessun problema, tanto siamo a casa, quindi non è che si possa fare moltissimo, quindi impieghiamo sto tempo a suonare o a inventarci qualcosa perché come avete detto dal titolo e come sentite da qua, adesso c'è anche il mio microfono in mezzo, oggi volevo realizzare insieme a voi un preset, un suono che sia, io lo chiamo ambient, c'è chi lo chiama new wave, ok, che sono sti suoni qua, ok? Allora, per fare robe del genere, ovviamente, perché è facile fare un suono crunch. Alcuni mi chiedono, fammi un suono degli AC/DC. Beh, insomma, penso che sia uno dei suoni più semplici da realizzare. Se prendi un Marshall, va bene qualsiasi JCM 800, un modello di un Plexi, quel che vuoi. Ci metti un pelino, tanto da dire che c'è, di riverbero, e basta. Non è che ci sia roba da fare. Mentre questi suoni qua sono quelli che sono un po' più complessi. Perché motivo? Perché non è facile. Intanto sono due cose da dire. Uno, non è facile trovare spazio all'interno di una band per un suono del genere. Perché io dico questo? Perché di solito io parto dal presupposto che i suoni che faccio li faccio per un live, ok? Mentre ci sono anche lì delle pensieri diversi, però io di solito i suoni, i preset, i suoni, diciamo così, che mi realizzo pensati per un utilizzo live, li faccio in una certa maniera. Quelli che invece li realizzo, per esempio, perché mi è stato richiesto di fare una traccia funk o di mandare allo studio una traccia, che ne so, una ritmica, ok? Mentre se sono appunto dei preset pensati per un uso, madonna, in studio, li faccio in maniera diversa. Non che ci sia questa grande differenza, però c'è più una accortezza delle diversità su come regolare l'equalizzatore, ma vabbè, qui si aprirebbe un mondo diverso. Quindi, perché bisogna avere uno spazio? Perché, per esempio, se voi suonate con una band, quindi avete il bassista, il batterista, un altro chitarrista, sono poche le volte in cui si dà spazio al chitarrista per fare sta roba qua. Perché adesso voi avete sentito un po' di roba, ok, adesso andremo a farlo insieme. Cioè, tutti sti suoni, il dry che passa, una copia viene mandata al chorus che poi va al delay, si riversa sul riverbero, si divide in due parti. Mi è partito anche Siri, pensati te. Aspetta che sta col telefono, tac. Si riversa, che ne so, effetti pump pot, roba così, che sono belli da sentire, però se avete una batteria, un'altra chitarra che suona, una tastiera sotto, un basso, cioè, si perde.
queste cose qua sono belle, tipo come intro, come introduzione a qualche canzone, o magari anche l'introduzione del live stesso, ok? Io li utilizzo spesso perché nella mia band non abbiamo un tastierista e quindi sono costretto a fare anche quello che dovrebbe fare il tastierista, ok? Però normalmente in un contesto live, se non suonate musica da lounge bar, quindi la musica chili, ok? O sì, se non fate musica da piano bar, quindi classica musica rilassante, ok? Che ci sono e sono anche alcuni artisti veramente bravi, trova poco spazio sta roba qua. Mentre in studio, in casa, ho il microfono troppo alto. Mi sa di sì, ditemi se va in clip che lo abbasso. Mentre in casa, in studio, se volete fare la vostra canzone, si può benissimo fare quel che si vuole. Quindi oggi parliamo della realizzazione di un preset del genere, ok? Poi l'utilizzo o meno in live, lì è un altro discorso, perché lì subentrano appunto altre cose che riguardano il mix della band, in quanti siete, ok? Perché anche lì usare effetti shimmer, ok? O delay lunghissimi. Quando poi avete il vostro tastierista attacca che vi mette un pad, è come neanche averli, perché ovviamente le tastiere coprono, cioè hanno i pad proprio per questo, ok? Intanto saluto tutti dopo questa piccola premessa, quindi Riccardo, Roberto Colombo, Domenico Sasso, Maurizio Motta, ciao a tutti, Matteo, ciao. Ripeto, ditemi se per caso i volumi vanno in clip o fanno schifo, che allora, perché ovviamente stiamo parlando di queste cose qua, che si parla di musica quando si fa un preset del genere, di solito sono clean, ok? O potremmo anche farlo leggermente distorto, ma di solito si usa un clean, quindi se sentite che va in clip ditemelo, ok? Allora, cominciamo, via diretta come un fuso, eccoci qua, io utilizzo questo qua, che è Helix, in questo caso non è Helix, è Helix Native, ok? Perché utilizzo Native? Semplicemente perché mi è più comodo. Alla fine utilizzare Helix Native, che non è altro che un plugin come lo è Overloud, Bias, ok? È un plugin fatto da Line 6 Helix, dove ha tutti gli effetti uguali, identico. È un porting, per chi gioca ai videogiochi sa che cos'è il porting. È un porting, quindi il software che è caricato sulle macchine Helix, o anche Helix Stomp, che eccolo qua, ce l'ho qua, ok? L'hanno portato e l'hanno fatto plugin. Io adesso me lo sono caricato qua con Logic ed eccolo qua, che fra l'altro è uno dei plugin migliori che esista, perché avete tutta la qualità identica a Helix. Fra l'altro, il preset che viene realizzato qua con Helix Native è perfettamente compatibile con le macchine Line 6 Helix, Line 6 Helix LT. Quindi possiamo salvarci, farcelo per cavoli nostri in studio, che magari la nostra Helix l'abbiamo lasciata in sala prove, ci facciamo il nostro bellissimo preset e poi lo carichiamo, quindi perfettamente. Ovviamente adesso io in questo caso non ho un pedale di espressione, non ho neanche una pedaliera MIDI, però ovviamente, ecco qua, noi abbiamo tutti gli snapshot e tutto quanto, ok? Quindi è la stessa identica cosa. Allora, Reactor, conosco un gruppo che in studio sostituiscono il synth con una chitarra ambient e i risultati sono ottimi, sì certo, non stento a dubitarlo, ovviamente anche qui vale la regola che suona bene, ci sta. Certo, allora, uno dei maestri di questa cosa è The Edge, il chitarrista degli U2, proprio perché non avendo delle tastiere, il loro gruppo non ha delle tastiere, lui fa un larghissimo uso di delay, quasi quasi il volume dei delay è pari al volume dry, proprio per creare, anzi fra l'altro l'effetto shimmer è stato inventato da lui insieme a Brian Eno, altro famosissimo, questo una mente spaziale, vuoto, quindi tac, new preset, e si presenta così. Ragazzi, per chi non utilizza Helix, in questo piccolo tutorial, chiamiamolo così, avete anche la possibilità di vedere come funziona Helix. Quindi il segnale entra da qua, in questo caso c'è scritto host, perché c'è Logic che lo fa funzionare. Se avete la Helix vera e propria, avete input, ok? Ed esce da host. Anche qua noi possiamo andare a impostare un altro input, perché Helix può gestire fino a 4 ingressi e mandarli in 4 uscite ben diverse. Un po' come fa Fractal Axe FX3,
Comunque, in questo caso adesso prendo questo e me lo mando qua. Ok, cosa ho fatto? Ho unito le due linee. Ok, adesso il segnale mio entra da qua, arriva fino in fondo, va a punta e a capo e parte, va di qua. Quindi entra da qua, vi faccio così come, come se poteste vedere a mia mano magari, quindi entra da qua ed esce da qua. Ok, bene. Maurizio Motta, il delay non sarebbe meglio inserirlo prima del reverb? Adesso ci arriviamo. Io lo inserisco o prima o in parallelo. Il più delle volte lo metto in parallelo proprio perché preferisco che sia più distinto, più nitido. Ricordiamoci che il riverbero è un effetto che annega il suono, ok? Il delay no. È proprio una roba diversa. Pensate sempre al delay come gettare un sasso in un stagno, ok? Il sasso cade. E scusate, pensate al riverbero come a un sasso buttato in uno stagno. Il sasso è il vostro segnale dry, entra nello stagno e il reverbero è tutto intorno, ok? Il delay invece dovete pensarlo come al treno, ok? Quindi il vostro segnale dry è la locomotiva e le ripetizioni sono i vagoni. Il delay, io più delle volte non uso nemmeno il riverbero, uso solo il delay, perché il delay non ti confonde il segnale, il delay arriva dopo. Invece il riverbero sta tutto attorno e se è dosato troppo, la vostra chitarra sparisce, si perde, ok? Infatti il delay, sono pochi i delay che a me piacciono veramente. Adesso hanno aggiornato un po', anche con Axe FX3 hanno messo gli ultra height, però anche prima con FX3 con gli height a me sinceramente molti li osano, sì, sono bellissimi per carità, però sinceramente io quando suonavo in analogico utilizzavo dei reverbi, fra l'altro anche molto costosi, della Lexicon. Siamo su un altro pianeta. Adesso con sti ultra height hanno aggiornato il firmware, sono veramente ben fatti, però è fatica sempre trovare un delay, scusate, un riverbero veramente con le pale, almeno per me, ma perché sono pignolo, o il riverbero è fatto bene o niente. Per il momento gli unici riverberi a pedalino che ho trovato che mi piacciono sono gli Strymon, e ho detto poco. Allora, un attimo, l'ultima domanda, poi vado avanti perché sennò Marco Santaniello, è vero che i preset di Helix fanno abbastanza schifo mentre se tu li crei ottimi suoni? Sì, certo, non posso dirti altro, ma questo non solo Helix, tutte le macchine, escluso Fractal. Adesso io non sono pagato da Fractal, non ho contatti né niente, però ho provato Helix, ho provato Edras, ho provato Ampere, ho provato Mohr, ho provato Aixotto, ho provato Axe FX3, gli effetti di Fractal sono i preset di fabbrica di Fractal, sono gli unici che sono veramente utilizzabili già da subito. Gli altri, Ampero, Compagnia Bella, Helix, Edrash, la prima cosa che faccio è seleziono da cima in fondo, Control Canc e via. Io elimino sempre tutto perché fanno C, pip, mettiamo un pip, ok. Ecco, allora, ma comunque uno che si prende una macchina del genere, uno che si prende un modeler, per farsi i suoni. Io non ho mai sentito che uno si prende un modeler per utilizzare i suoni che ci sono caricati dentro. I suoni che ci sono caricati dentro sono degli esempi che serve al produttore per mostrarti a te cosa sa fare la macchina. Ma sarebbe anche un po' insulso, nel vero senso della parola, spendere 1200 euro per Line 6 Helix e ridursi ad utilizzare solo i preset di fabbrica, cioè, ok, tanto vale a questo punto prendersi un bel amplificatore e alcuni pedalini. Allora, cominciamo. Inserisco innanzitutto qua a metà circa, tanto ho 8 e 8, 8, 16 blocchi, fra l'altro posso anche sdoppiare le due linee, quindi ne ho anche 32, vabbè, lì da qualche parte, qua così ci metto un amplificatore, ok? Io com'è che ho bisogno di un amplificatore che sia pickup, ovvero al confine, al limite della distorsione. In pratica pensate di prendervi, che ne so, un Fender Twin Reverb e alzare, 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 quando comincia a distorcere tornate un attimino indietro. Ecco, quello è il confine, ok? Lì è bello perché quando ci date di più, usate poi la dinamica, va in leggera saturazione, mentre se suonate più soft resta pulito. Ecco. Lì è il punto in cui le valvole lavorano meglio, ok? Adesso noi qua mettiamoci, se no possiamo fare un preset clean, cristallino, proprio il classico ultra clean anni 80, quindi non so, facciamoci quello, tanto poi ho un attimo aggiungere un po' di distorsione. Quindi, io com'è che faccio?
Ora, qua non ho nessun impulso response né niente, non me ne frega niente, lasciamo perdere, utilizziamo i suoni sui di Helix. Io, siccome posso inserire un amp e un cab, parto inserendo amp più cab, che è un blocco che contiene già tutti e due, perché così mi faccio un po' un'idea di cosa voglio, ok? Perché se inserisco solo l'amp, capite anche voi che fa schifo. Allora, riprendo in mano la mia Stratocaster, questa qua è un American Performer, che l'ho anche recensita, ottima chitarra, un'americana, dal costo di 1000 euro, forse anche meno la trovate, quindi è veramente un'americana, ma ottima, fatta veramente bene. Allora, adesso sentirete anche un po' il mio microfono, ma vabbè, se no mi tocca continuare a attaccare, a staccare. Proviamo a sentire un attimo qualche amplificatore, allora facciamo così, questi qua sono i vari amplificatori, dovrebbero essercene 74, 80 amplificatori, vabbè, ce n'è finché ne vogliamo. Allora, andiamo su qualcosa di pulito, io di solito utilizzo, vedete, US Deluxe Norm o UX Vib, US Double Norm, questo qua è un Deluxe Reverb, questo qua è un Twin Reverb, sempre Fender, quindi sentiamo un po'. Ok, perfetto, ho scelto questo qua che è un US Double Norm, che sarebbe in pratica un Fender Twin, ok? Come possiamo vedere in questo blocco qua abbiamo sia i controlli dell'amplificatore sia i controlli del cabinet, ok? Questo era solamente per farmi un'idea, io poi il cabinet posso andare a modificarlo da qua, quindi in teoria se non ho grosse esigenze, e soprattutto per chi utilizza i check stomp, che i blocchi disponibili sono solo 6, ok, va bene che adesso con i prossimi aggiornamenti dovrebbero portarli a 8, ma dal momento che i blocchi sono solo 6, questo blocco qua vi fa risparmiare uno spazio in sostanza, perché invece di avere amp e cab avete amp cab insieme, la qualità è la stessa, non cambia niente. Adesso a me non me ne frega niente. Allora, abbiamo visto che questo qua è un US Normal con cabinet 2x12, ok, double C12N, vabbè, adesso cosa faccio, visto che voglio fare un po' il figo, vado sul, aspetta che sto facendo un casino, hola, vado su amp, ok, quindi questo qua adesso è solo l'amp, e qui di fianco ci metto il cab. Perché faccio così? Perché tenendoli separati, ok, sentite, il suono adesso è lo stesso. È la stessa cosa di prima, ok? Solo che adesso ho separato i due blocchi. In questo modo, se per esempio tra l'amp e il cab voglio metterci qualcosa, come fosse un senderetto, non posso farlo. Prima no, non potevo. Ok, bene. Allora, adesso andiamo a regolarci un po' i valori. Io cosa faccio? Io faccio così. Prendo un po' l'amplificatore e metto tutto a 5. Circa, ok, cioè non sto lì a spaccarmi la testa se è 4,5 o 5,1 che non cambia niente, quindi qua 4,5 di così, 5,5, 5, 4,7, 5, anche la presence, ok, questo qua channel volume è semplicemente il level, non influisce niente, il master 10 perché? Perché bisognerebbe mettere a 5 quello, essere corretti, però dal momento che il Fender Twin non aveva una manopole master, aveva solamente un gain, quindi è a 10. Quando volete simulare un amplificatore che non ha gain e master, ma ha solo un unico controllo volume, tipo la JCM45, tipo JTM45 della Marshall, allora in questo caso nel digitale lasciate il master sempre a 10, perché non essendoci il controllo, che è sottrattivo, è come fosse sparato sempre a palla, ok? Bene. Ehi. Ok, abbiamo messo tutto a metà, andiamo al cabinet, allora intanto posso andare a cambiare il tipo di cabinet, se voglio, ok?
e poi posso andare a modificare il microfono, la distanza al microfono e bla bla bla, tutte quelle balle lì. Quindi adesso cos'è che faccio? Stacco il mio microfono qua della voce e vado a scegliermi un cabinet, poi faccio le regolazioni. Ecco qua, io utilizzo spesso questa cassa qua che è in 4x12 Greenback 25, quindi in pratica sarebbe la classica cassa 1960 TV Marshall da 100 watt, perché questa qua ci sta dicendo che ha 4 coni da 12 pollici di tipo Greenback da 25 watt all'uno, 25x400, questa qua è molto bella, ok? Mi scelgo un po' anche il microfono da inserire. Ok, perfetto, ho scelto anche il microfono che è penso che sia un Neumann 87, un condensatore. Avete visto, ho portato questo qua a 10.000, perché? Perché io parto di solito così anche con gli impulse response, quando li carico, quando devo sceglierne uno, parto sempre da 80 a 10.000, ok? Non ha senso tenere 20-20.000 perché sanno troppo frizzanti, ok? Tengo dagli 80 ai 10.000, per farmi un'idea. Poi vado smusso, ok? Rispondo un attimo alle vostre domande, concedetemi un secondo. Allora, dove eravamo rimasti? Massimiliano Spagnolo, ciao Roby, complimenti per la scelta dell'argomento, perché a volte mettono il compressore a fine catena, cosa cambia? Ci arriviamo, perché volevo parlarne proprio. Mettere un compressore a fine catena serve per comprimere, ok? Il compressore comprime, il compressore non aumenta il volume. Aumenta il volume perché voi aumentate il level. Compressore, come dice il nome, comprime. Metterlo all'inizio della catena serve per comprimere il segnale che arriva da qua. Quindi in pratica avrete un segnale della chitarra più compresso, più omogeneo. Ok? Quindi per chi tipo suona in stile John Mayer, tipo, non va molto bene, perché soprattutto uno così gioca tanto con la dinamica. Il compressore, se regolato, soprattutto se regolato male, vi ammazza la dinamica. Però può servire soprattutto nei clean, infatti adesso lo metterò, per rendere il tutto più omogeneo, in input. Se lo mettete in fondo alla catena è la stessa identica cosa, solo che va ad agire, essendo in fondo alla catena, va ad agire su tutto il segnale. Quindi in sostanza lo devi immaginare come se fosse uno stadio di compressione introdotto dal fonico. Fa conto di andare in studio, suonare, vai, il tuo segnale va, arriva al banco mixer, poi è il fonico dal banco mixer che mette il compressore, ok? La sostanza è la stessa, però voglio dire, si usa spesso, anche io quando faccio mastering, quando devo fare dei master di varie canzoni, varie musiche, vari pezzi, il compressore si usa in una maniera impressionante in ogni traccia, in ogni cosa, nella batteria e anche nel master finale, ok? Aspetta, perché siete, madonna, quanti messaggi, ho perso il filo. A proposito, va a gusti, devi sperimentare, mettilo prima, ascolta, mettilo dopo, ascolta, bisogna sempre usare queste cose qua, le orecchie. Giovanni Clemente, ciao, allora, buona, se n'è andato, va bene. Pietro Fossella, ciao, come fai a vedere i view meter? Intendi questi qua? Questi? Questi qua... Ho detto prima, questo qua è Helix Native, è un plugin per il computer, eccolo qua, vedete, io qua c'ho
Io qua c'ho il Logic, vediamo se riesco a mostrarvelo, no? Vabbè, ok, non riesco a mostrarlo perché la finestra è nascosta dietro, amen. Questo qua è un plugin per Logic. È la stessa cosa di Helix, solo che è fatta in stile BIOS, in stile Overload, ok? E i preset che vengono fatti qua sono compatibili, puoi esportarli e caricarli su Helix. E queste cose qua del ViewMeter ci sono solo su Native, però nel prossimo aggiornamento per Helix mi pareva di aver capito che dovevano metterli, però non lavoro per Line 6, quindi non lo so di per certo. Fabrizio Donati, ciao, ma si può mettere due amp e selezionarli uno o l'altro con gli snapshot? Sì, certo, è una cosa che puoi fare benissimo. Lo metto qua, amp, ok, che ne so, questo qua lo spengo, oh, ecco, questo qua adesso è spento, ok, vedi che è più scuro, snapshot 1, mi dirigo su snapshot 2, accendo questo e spengo quello, ecco, adesso io quando vado a cambiare snapshot, inverto, ma questo qua è una roba, una cavolata che si fa un po', penso, con tutte le pedaliere, ecco, puoi metterne anche blocco amp, ok, chiudi, no, ok, puoi metterne al massimo due, pensavo si potesse metterne di più, invece magari, allora, ok, aspetta, non ho fatto, ok, vediamo un po', vado avanti. Stefano Mast, i ViewMeter sono su Native, ok, hai già risposto, per forse dovevo essere integrati, sì, certo. Riccardo Poci, scusa Roby, ma mettere una cassa 4x12 su un Fender che solitamente non ha un 4x12, non snatura il suono. Allora, siamo in digitale, chi lo dice? Cioè, voglio dire, sta cosa qua, bisogna abbattere queste barriere qua, ok? Il Fender Twin, ed è esatto, è composto, è un cabinet, ok? Quindi è composto da preamp e finale di potenza insieme a due coni 2x12, ok? Quello è il reale. Io, che arrivavo dall'analogico, volendo fare il purista, come lo sono tanti, ok, voglio farmi un classico suono figo da Fender, e mi metto tutto uguale, ascolto, sì, ok, ma mi piacerebbe avere un suono più cicciotto, più bello, ma il Fender Twin ha il coni, due coni da 12, punto, cioè, lì è un po' come dire mettere i paraocchi, sì, ok, il Fender Twin ha due coni da 12, ma che io suono in digitale, chi mi vieta di cambiare? Non snatura assolutamente niente, e anzi, ti dico anche un'altra cosa, gli amplificatori combo, ma mi pare anche il Fender Twin, ma certo di sì, perché lo avevo visto utilizzato anche anni fa a casa di uno, dietro al Fender Twin, ma in tutti gli amplificatori, adesso vi mostro qua un attimo una roba, tac, vediamo se si vede senza spostare la telecamera, questo qua è il mio amplificatore piccolino, fa sempre bene il suo lavoro, ok, eccolo qua, dietro la testata, ok, c'è sto cavo qua che va, non so se si vede, ok, c'è sto cavo qua che va alla cassa. Nel Fender Twin, ma come in qualsiasi altro, ma anche nel Bassman, basta aprire il dietro, c'è un jack che parte e va ai coni. Sono moltissimi che staccano il cavo del 2x12 e ci attaccano un'altra cassa. È fatto apposta, se no lo avrebbero saldato. Cioè, non... Perché snatura il suono? Non è che snatura, diciamo che tradizionalmente la tradizione vuole che quello è l'amplificatore, punto. Ma se suoni in digitale sicuramente non sei tradizionalista, se no suoneresti in analogico, ok? Il bello del digitale è sperimentare. Io utilizzo, io quando mi faccio i suoni, ok? Tipo adesso, ieri sera mi sono fatto un suono che è una simulazione del Cameron Atomica, stupendo amplificatore. Ma che cavolo me ne frega di che cavolo di cabinet ha o non ha? Io ho chiuso gli occhi, ho messo le cuffie, ho impostato il pulsante sull'IR, ho suonato una parte nel loop, l'ho mandata in loop e con la freccia ad occhi chiusi andavo in su, finché ho trovato l'IR che mi piaceva. Non so di che cabinet sia, non so che coni sia, non so con cosa sia microfonato, ma poco me ne importa, non me ne frega una mazza. I suoni sono
fatti per essere ascoltati, e quindi sono le orecchie che devono dirti se va bene o non va bene. Cioè, usa le orecchie, non usare gli occhi. Cioè, se io qua adesso ho utilizzato sta cosa qua e c'era e ho usato, cos'è che ho inserito? Ecco qua, il greenback, ok? Se io sta roba qua te la offuscavo, non te la facevo vedere, mettevo la così, non te la facevo vedere, e tu manco lo sapevi, capito? Quindi, voglio dire, è un po'... bisogna battere queste barriere qua. Sì, sì, se uno vuole fare il purista e vuole farsi un preset per Fractal, per Mohr, per Edrash, perfetto, preciso di come è un Fender Twin, allora va bene, deve utilizzare, deve prendersi il rispettivo reale e farsi come dire, il rispettivo in digitale, quindi stesso preamp, stesso cab, stesso microfono, ok. Ma se dobbiamo realizzarci un suono da zero e ci piace sperimentare, non snatura proprio niente, cioè, anche perché, ripeto, nella realtà tu lo puoi cambiare, puoi benissimo staccare il cavo. C'è per esempio il Fender Bassman, che ha 4 coni da 10, ma c'è il Fender Bassman in formato testata, e te lo sposti, te lo metti, te lo colleghi dove vuoi. Le testate perché sono nate? Cioè, alla fine ci hanno pensato bene, perché puoi cambiare cabinet, mentre magari con combo è un po' più fatica, ok? Si può, però ovviamente è sempre peso da portarsi in giro, per niente, perché ti porti in giro 2 coni che poi neanche utilizzi. Dove ero rimasto? Reactor, Robin, Master Level, come dicevi, se sto simulando un amp che ha quel controllo nella realtà, conviene metterlo a metà? No, allora, un attimo, io lo metto a metà per cominciare, lo metto a metà per ascoltare, perché sono a metà, tutto a 5, mi scelgo il cab, mi scelgo il microfono e adesso torno nell'amp e me lo regolo, ok? Io parto, cioè bisogna più partire da un punto. E il problema di Helix è proprio questo, che quando tu vai a caricare un blocco amp, io non so se sono così per scherzo o sono giocosi, cioè hanno tutti i parametri, cioè, io non ci trovo, non mi raccapezzo, cioè tutto, ok? Non so. Allora, io di solito quando prendo un amp, anche in Fractal, inserisco un amplificatore, è tutto a 5, è tutto a 0, tutto a ore 12, chiamatelo come volete, ok? Sarò io poi che vado ad aumentare o ridurre i bassi. In Helix, ma anche in Edrash, anche in Mohr, trovate tutto quanto a NUN, gli dicono, quindi a ore 12. In Helix inserite un amp e tutti i valori a... quindi io riporto tutto a 5, tanto per cominciare. Giovanni... Entri direttamente nella scheda audio collegata al PC? Che microfono di 2 casse? No, sei fuori. No. Entro nella scheda audio con la mia chitarra. Questo qua lascia stare, non è in uso. Infatti uno l'ho anche staccato. Io entro nella mia scheda audio con questo cavo qua della reference blu. Ok, e basta. Il suono che senti dalla diretta è semplicemente il suono generato da Native, il suono di Logic, non ho microfono assolutamente niente. Il compressore alla fine esalta anche i rumori di fondo, dipende, se hai un suono clean non dovrebbero esserci nessun rumore di fondo. Marco Santaniello, ma se entro in un amplificatore non ho più bisogno di mettere l'ampli e la cassa nel rig, cioè tu entri solo nell'impianto con i rig che stai creando? Sì, certo, io da anni ormai non utilizzo più gli amplificatori, basta. Cioè io vado, quando vado in live con i miei 2 gruppi, chitarra, pedaliera e un cavo, 2, comunque, basta, stop. Io entro direttamente nel mixer. C'è chi utilizza la pedaliera all'interno dell'amp, ma allora vale sempre la regola, si simula quello che non si ha. Avete un amplificatore? Sì, allora non lo devi simulare. Hai un cabinet? Sì, perché magari è un combo. Allora non devi simularlo. In pratica tu utilizzi la pedaliera come una semplice multi-effetto. Se fai questo utilizzo, allora ti conviene prenderti una Fractal FX8 che ha solo effetti, o tipo una Helix Echex Effects, che è la stessa cosa, solo che non hai il blocco amp, non hai il blocco cab. Ok? I blocchi amp e i blocchi cab vanno inseriti. Il blocco cab lo inserisci se non hai un cab, il blocco amp lo inserisci se non hai un amp, ok? Ma ne ho già parlato a iosa nei video precedenti.
Sto sperimentando da poco, ok, ho fatto pure io col Fender, sono d'accordissimo, sono entrambi, bla 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 bla, ok. Vado via veloce, ragazzi, quindi adesso ho scelto un po' il microfono, che è questo qua, che è un condensatore, ok? La distanza, questa qua è la distanza del microfono rispetto al cono, quanto vicino andate, ok? Più vicino andate, più capta le frequenze basse, più vi allontanate, più il suono diventa sottile, ok? Low cut, high cut serve per tagliare le basse e le alte, quindi adesso stacco di nuovo. A proposito, Riccardo Porci, vai a guardarti sempre sul mio canale, utilizzate le playlist, ragazzi, non sarò mai stufo di dirlo. Ho fatto dei tutorial su Helix, Helix LT o Helix Flora, è lo stesso, ok? Quindi sicuramente là ho spiegato meglio tutte queste cose, adesso non mi soffermo perché sennò ne viene fuori un tutorial, invece io voglio fare proprio sto suono clean, diciamo, ok? Più che clean, come posso definirlo? Sì, ambient, ok, via così. Stacco un attimo il mio microfono e mi faccio le ultime regolazioni del cabinet. Ok, io utilizzo spesso Early Reflection, adesso ho sbassato anche il level, mamma gara, cosa ho fatto? Ok, io utilizzo spesso Early Reflection, che per esempio su Fractal lo trovate come Room, e in pratica ti simula l'effetto amping the room, e mi piace di più, è più... Adesso sentite che c'è ancora quello che vi dicevo prima, il at the edge of breakup, quindi al limite della... Sentite? Ok, allora per chi fa blues, per chi suona tipo alla Steve Ray Vaughan, sta roba qua è una figata, è bello. Io che voglio fare un suono ultra clean anni 80, no. Ok, quindi ora torno nell'amplificatore. Mi abbasso un po' il drive, quindi. Ok, non lo fa più. Adesso mi regolo presence, treble, mid e bass. Eccoci qua.
ho fatto il mio suono. Allora, diversamente da altri che partono già con un riverbero, poi ognuno ha i suoi metodi. Io, a me piace inserire un po' di room, ok, come vi ho fatto vedere prima, o early reflection, poi in caso lo tolgo, ma mi creo il mio suono senza riverberi, senza niente, amp, cab, con un po' di early reflection, ok, o room, oppure se avete, potete metterci un riverbero, ma appena, ma veramente quasi inesistente, proprio per simulare. Perché io il mio metro di misura è quando mi mettevo qui, ok, ancora 2-3 anni fa, col mio amplificatore e mi tiravo fuori i suoni con i pedalini. C'è comunque un po' di room, c'è una room vera, quindi è naturale che ci sia. Quindi io inserisco solo quello, tanto per avere lo stesso feeling. Poi nel caso lo tolgo, ok, però non utilizzo, come avete visto, io mi sono fatto questo clean, semplicissimo, senza effetti, senza niente. Vabbè, in questo caso ho lavorato sulla Sage, Loom, Ripple e Bias, che sono dei parametri più avanzati. Adesso non sto qua a discutere su quello. Se non lo sapete usare, quando inserite un blocco amp, lasciateli come sono, non toccateli. Ok, perfetto. Ora andiamo e cominciamo a creare il nostro ambiente. Ok, quindi prima di tutto potrei anche pensare, prima di cominciare a creare, io di solito adesso ci metto il riverbero subito, però prima di questo mettiamoci il compressore e lo metto prima, ok, me lo metto qua così, eccomi qua, quindi compressore Dynamics. Qua ci sono vari tipi di compressore, fra l'altro ci sono mono, tipo stereo, legacy, ok, tempo blue comp, penso Red Comp e Blue Comp, penso si capisca subito che cos'è. Adesso vabbè, io di solito utilizzo questo qua, LA Studio Comp, sarebbe quella della Teletronics LA2A, bellissimo, però è un compressore da studio che dovrebbe essere posto dopo, ok. Io utilizzo un Deluxe Comp che a me piace molto, e anche in questo caso ci sono le solite regolazioni da fare: threshold, ratio, attack, release, mix, level e ni. Ok, il ni lo lascio pure qua, più 6. Sentite? Adesso stacco anche qua un attimo il microfono. Perfetto, vi spiego anche qua in un attimo cosa ho fatto. Allora, threshold è la soglia. Una soglia di meno 35 dB significa che tutto quello che supera i 35 dB il compressore si attiva, quindi si attiva solo oltre i 35 dB. Quindi se io suono piano, il compressore non funziona. Una volta che supera i 35 dB, cosa succede? C'è una ratio, ovvero entra tanto, esce tanto, lui comprime. Una ratio è un rapporto, in questo caso 3 a 1 è un po' particolare, di solito io uso 2 o 4, fate una via di mezzo, 3. Cos'è sta ratio? Pensiamo per esempio in studio le chitarre hanno una ratio, di solito le utilizzano da studio, io che utilizzavo anche i DBS, quello al 160 XL,
2,1, 2,4, 2,1. Quando si parla di ratio 4 a 1, 5 a 1, è quasi un limite. Okay. Adesso qua ho 3, non c'è il 2,5, vabbè, ho messo il 3. In pratica, una ratio da 2 a 1, cosa significa? Significa che c'è un rapporto di compressione 2 a 1. Ovvero, quando arriva un segnale, tipo questo, ok, che supera la soglia, la threshold di un tot, viene ridotta della proporzione. Tipo, se la ratio è 2 a 1, significa che entrano 2 e esce 1. Quindi, esempio, se il segnale che entra supera la threshold di 4, quindi in questo caso abbiamo meno 35 dB, facciamo conto che questo qua, ok, sia un meno 31 dB, quindi a 4 dB sopra la threshold, entrano 4, il compressore comprime e ne escono 2. Se entra 8, ne esce 4. Se entrano 16, ne escono 8. Ok, questo è il rapporto 2 a 1. In pratica è la metà, 1 diviso 2. In questo caso abbiamo un rapporto 3 a 1, è un terzo. Ok, quindi in pratica, se invece di meno 35 dB e arrivano meno 34 dB, quindi arriva 1 dB in più, questo dB viene, ne uscirà 0,33. Questo è il compressore, comprime, ok? Il compressore non aumenta il volume, per quello vi dicevo. Abbiamo poi il level qua in fondo, aspetta che mi sposto, che così vi mostro un attimo, tac, ok? Il level qui sotto ha più 7 dB, perché? Perché è naturale, se voi comprimete tanto, il volume medio si abbassa, perché avete in pratica, pensate ai picchi, ok? Se pensate un po' ai i picchi, una roba così, tipo, che ne so, ok? Questi picchi qua vengono tutti smussati, quindi il volume medio si abbassa, e questo qua, il level, che in alcuni compressori lo chiamano anche make-up, lo riportate su. Quindi il volume medio aumenta. Ecco perché si pensa che il compressore aumenti il volume. Il compressore comprime, questo qua è un level, ok? Siete voi che poi lo alzate, perché avete compresso talmente tanto che il volume si è abbassato. Quindi semmai il compressore comprime il suono, abbassa il volume, non lo alza affatto. Ni, lasciamo perdere, sono robe un po' più avanzate. Abbiamo poi attack e release. Attack è quanto tempo ci deve impiegare per entrare in funzione, cioè una volta che il segnale ha superato i meno 35 dB, devono passare 3 millisecondi perché il compressore si attiva. Perché questo? Perché così riesco a sentire l'attacco, perché fa tac e poi lo comprime. Se io metto a 0, comprime subito e quindi diventa tutto più smooth, ok? E release, stessa cosa, una volta che il picco è sceso sotto la soglia, quanto tempo ci deve mettere il compressore per disattivarsi, ok? E io di solito tengo 100 millisecondi, perché 100 millisecondi è il valore comune dei pedalini, ok? Perché se voi lo mettete troppo breve, appena scende sotto la soglia il compressore si stacca, e c'è quel tipo ducking, c'è quello tang, bam, 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 sentite sta roba qua che fa schifo. Se invece lo alzate troppo, il continua a comprimere anche se siete sotto, ok? Quindi anche lì bisogna fare le robe una santa con la testa. Ecco, io di solito tengo 100 millisecondi. Ok, col compressore, l'avete sentito, comprime, ok? Lo sentite proprio che il suono è un po' più chiuso. Ok, bene, domande avanti. Allora... concordo su tutto, siamo alle soglie del 3000 e vogliamo ancora suonare come negli anni 70. Il digitale è meglio, non c'è stato, bah, non è che è meglio, sai, parlavo proprio di sta cosa qua proprio oggi, che secondo me Kemper, Fractal, Axe, FX3, che sono il top di gamma, cioè sono i sistemi digitali migliori al mondo, si avvicinano al reale per il 90, un buon 95%, ma parlavo proprio con un mio amico che non riuscivo a farmi un preset, perché a un certo punto non riuscivo a trovare il termine, e gli dissi: cavolo, voglio suonare, ma quando suono con un amplificatore a valvole reale è più selvaggio, proprio è più selvaggio, lo senti, ok? Mentre il digitale è più matematico, più robotico, non riesco, cioè suona bene, pazzeschi, suoni stupendi,
ma non ha la selvaggità che ha il valvolare, ed è quella la differenza. Naturalmente certe differenze si notano quando si ha una certa esperienza, ok? Voglio dire che per uno che ha cominciato a suonare la chitarra e fa la canzone del sole, che sia Bias, che sia un Bogner Ecstasy vero, o che sia, che ne so, eccolo qua, un amplificatore a transistor piccoletto da 5 watt, come quello lì degli Ibanez, non gli cambia niente. Sono un po' come i sommelier. Per accorgersi di tutte le piccole sfumature bisogna avere l'orecchio allenato e bisogna avere un po' di esperienza. Io mi rendo conto che per quanto buono sia Kemper, per quanto buono siano Fractal, c'è ancora un 5% che gli manca e si avvicineranno sempre di più, ma non riusciranno mai, ma mai ad essere pari a un analogico. È impossibile, proprio è impossibile. Poi tu mi dici che in un contesto live o in studio, una volta fatto il disco, non si noti nessuna differenza, d'accordissimo, ma sotto le dita, per quello pignolo, tipo per il John Mayer che quella volta ha detto che non si trova, ho capito cosa intendeva lui non voleva prendere per il culo Fractal, ci mancherebbe altro, lui intendeva proprio questo, c'è quel qualcosa che ancora manca, ma è naturale, lì non ci piove, ecco. Quindi non è che sia meglio o sia peggio, sono due cose che servono per preamplificare un segnale, perché la chitarra normalmente è così. La chitarra senza una preamplificazione e un'amplificazione, la chitarra elettrica fa schifo. Quindi che sia digitale, analogico, transistor, valvolare, sono modi di amplificare uno strumento. Quindi per conto mio viaggiano in parallelo, non c'è nulla meglio o peggio dell'altro. Il Kinky Comp è fenomenale, sì, l'ho utilizzato anch'io, l'ho provato, però sinceramente mi pare troppo invasivo. Ok, adesso ci metto finalmente un po' di riverbero e me lo metto qua in fondo, mettiamolo anche lì così, tac, blocco riverbero, allora qua, visto che vogliamo fare i suoni fighi, ci mettiamo un riverbero stereo, però non mono una tristezza, quindi stereo. Helix ha dei riverberi belli ma molto molto strani sinceramente per me, quindi ve li faccio semplicemente sentire senza cambiare nessuna impostazione, quindi le impostazioni sono quelle di default. Allora, questi qua sono i riverberi di Helix. Allora, sinceramente, che se ne salvano due, forse, per me, ok? Ma vedete quello che vi dicevo, che Helix ha dei suoni spaziali, bellissimi, però, di default, cioè, tipo, metto questo qua, tac, voglio suonarci, è troppo, cioè... ma perché quando vado a inserirlo mi trovo tutti i valori? Cioè, è troppo, lo sentite quando vi dicevo che la chitarra si perde? Adesso per esempio il mix è al 50%, ok? Significa che il suono dry è al stesso livello del suono del riverbero, è troppo, cioè
Quindi, ripeto, Helix è una grandissima macchina, stupendi suoni, ma bisogna lavorarci tanto e parecchio, perché quando lo inserite così, questa roba qua, non posso utilizzarla, ok? Che a me che piacciono sono forse il primo e l'ultimo. Poi vabbè, ci sono questi qua che sono legacy, che sono plate, room, chamber, hall, echo, e questi qua sono, vabbè, i soliti, diciamo, ok? Allora, me ne scelgo uno e me lo regolo, ok? Ok, ho scelto questo qua, in questo caso sentite anche voi come riverbo è lunghissimo, ok, forse un po' troppo. Anche qua, vediamo un po' un attimo i parametri, mi sposto qua in cima. Va bene, 13 sono le code, vabbè, adesso non mi interessa perché non ho da cambiare, cioè di solito il riverbo lo tengo sempre acceso. High cut, low cut, già lo sappiamo, il livello è il livello dell'effetto che lo lascio a zero. Il mix, ecco, questo qua al 30% vuol dire che il 70% del segnale è dry, l'altro 29-30%, facciamo anche meno, mettiamolo 28%, è del riverbero. Se io metto al 100% sentirò solo il riverbero, ok? Quindi lo tengo lì così. Modulation. Perché il riverbero può essere modulato in modo che non sia una coppia esatta del segnale dry, perché così va un po' a mischiarsi insieme, ok? E ti confonde. Quindi se ci mettete un po', non troppa, forse qua è anche un po' troppa, mettiamo un po' così, ok? Sul 30, di modulazione, si viene a creare, in pratica viene applicato un chorus solo sul segnale riverberato. E questo lo distingue dal segnale dry, ok? Rate. È la stessa cosa, in pratica pensate a un chorus, rate è la velocità, ok, lasciamo pure lì. Pre-delay, ecco, questo qua è un parametro, perché 24, 25, è un parametro che io utilizzo moltissimo. Pre-delay è un ritardo prima, ok, quindi cosa vuol dire? Vuol dire che dal momento che suono, così, ok, passano 25 millisecondi prima che il riverbero si attivi in sostanza, ok? E questo mi lascia uno stacco in modo che ancora non vada a mischiarsi al suono del mio segnale dry. Se metto un pre-delay a zero, il riverbero è lì, ok? Io per esempio nei soli il pre-delay lo metto anche, di solito si usa 35, proprio per distaccarlo, perché il riverbero rompe le balle, se è troppo invasivo, e la vostra chitarra si allontana, sparisce. Cosa intendo dire che la vostra chitarra si allontana, sparisce? Aumento il mix e ve lo faccio sentire. Ok,
Ok, questo si intende che il riverbero vi allontana lo strumento, non bisogna utilizzarne troppo perché il vostro strumento sparisce. Se volete utilizzarne di più perché vi piace proprio avere un bel riverbero lungo, bello, presente, allora utilizzate il pre-delay, lo distaccate, ok? Queste qua sono robe un po' furbe da fare, ok? Bene, abbiamo fatto anche il riverbero. Marcello Fagotto, ciao Roby, dove consiglieresti di comprare dei bei suoni IR di un Marshall GCM900? Un sito, ho contatto affidabile. IR di un Marshall GCM, allora il Marshall GCM900 è una testata, ok? Se mai vai a prenderti l'impulse response del cabinet, ma non c'è il cabinet del GCM900, ok? Il cabinet suo è il Marshall 1960, ok? Un sito, contatto affidabile. Vai sul mio sito Roby Rocks articles e ti trovi, c'è il coso, mamma cara, ho fatto una toh, te lo mostro, faccio prima, ecco qua, vai sul mio sito articoli, ok, dove l'ho messo, c'era qua da qualche parte, IR Producers List, questo qua è una lista che ho fatto io dei principali produttori di impulso response, ecco lì, ok, perfetto. Bene, allora andiamo avanti. Ora ci mettiamo anche un delay, ecco, adesso in questo caso, siccome io c'è già tanto riverbero, ok, perché anche lì non c'è una regola, io i preset non li faccio tutti uguali, sennò sarebbero una copia e incolla. In questo caso c'è tanto riverbero, quindi devo mettere un delay, mi piace che ci sia il delay, ma voglio metterlo che non si impasti insieme al riverbero, ok? Quindi prendo un delay, lo metto qua, tipo, ok? Delay, ecco qua, ne scelgo uno, poi lo cambio, e lo sposto così, vedete, ora il segnale arriva qua, esce, una parte va al riverbero, una parte va al delay. Questo è quello che veniva fatto tipo negli anni 80, i segnali venivano separati, ok? Gli effetti di ambiente, di modulazione, coi rack non venivano mai messi in serie, venivano messi in parallelo. Ecco, Fractal vi permette, tipo la FM3, la X8, vi permette di mettere in parallelo 4 blocchi, mentre la FX3 vi permette di metterne in parallelo addirittura 6, ok? Vabbè, Helix puoi farne 2, ok? Quindi, allora, abbiamo il delay messo qua, mi scelgo anche qua un delay, però, ragioniamo, lo metterò stereo, ho messo riverbero stereo, metterò stereo anche un delay. Naturalmente, le cose stereo, guardate bene, io le metto sempre dopo il cabinet, perché amp e cabinet sono singoli, il segnale esce mono, dovete immaginarvi di avere un amplificatore col microfono lì davanti, è inutile mettere un delay stereo prima. Perché anche qua, vedete, questo qua per esempio è un compressore. Posso sceglierlo mono o stereo, ma che senso ha metterlo stereo se tanto entro in un blocco amp? Ok, quindi il discorso dello stereo viene tutto dopo. Allora lo metto qua, se voi non utilizzate il dual amp, quindi due amplificatori, canale destro e canale sinistro, allora va bene, ok? In questo caso no. Allora, anche qua, mi scelgo un delay, vediamo un po', stereo, ok? Anche qua ce n'è un'infinità, io di solito utilizzo, che piace a me, ce ne sono veramente tanti, anche qua su Legacy ce ne sono un'infinità, io di solito utilizzo questo qua, Adriatic Delay, mi piace moltissimo, quindi tac, vado sul sicuro, ok? Benissimo. Vado a regolarmelo e poi vi spiego perché faccio così, faccio così.
Eccoci qua. Allora, regolazioni che ho fatto. Vabbè, time, potevo anche cliccare qua sull'orologio e impostarlo come un quarto, quattro quarti, però adesso non ho impostato nessun tempo, quindi lo so, metto 5,70, che fra l'altro è il tempo del delay che utilizzo io con Comfortably Numb, quindi vabbè. Scala 62%, vabbè, lì puoi scegliere quello che vuoi. In pratica sarebbe il rapporto tra canale destro e canale sinistro. Se metto 100%, il delay, essendo in stereo, farà le ripetizioni uguali destra e sinistra. Ok? Se metto al 50% farà una specie di ping pong, farà ping 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 ping, in pratica uno ogni uno e uno ogni altro, ok? Quindi un po' un rapporto. 62% ho messo un po' una roba che non è né 50 né 70, ok? Faccio prima farvelo sentire. Ok, una abbiamo pam 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 pam, l'altra abbiamo pa 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 pa, ok, lì è proprio il rapporto tra il canale destro e il canale sinistro, 62 passa un po' qua un po' là, ok. Feedback è quanto deve durare, adesso in questo caso mi metto circa pari al riverbero. Eccolo lì. Poi abbiamo mix, l'ho messo al 100%, perché? Perché se io metto a 0 vuol dire che si sentirà solo il segnale dry, se lo metto al 50 significa che il volume del segnale dry sarà uguale del volume del delay. In questo caso, dal momento che è in parallelo, lo metto al 100% perché il segnale dry passa comunque di qua, il segnale arriva, una parte viene mandata al delay e una parte viene mandata al riverbero, ok? Il riverbero, se guardiamo nel mix, è al 28%, quindi il dry passa, ok? Questo qua lo lascio al 100%, perché se lo abbasso vado a aumentare il volume, perché cosa succede? Perché poi qua, in fondo qua, questo qua è il punto di merge, diciamo, si uniscono, ok? Quindi andrei ad aumentare il volume, se avete capito, se io qua lo lascio a 0 tipo, quindi passa il segnale dry del riverbero, e metto a 0 anche qua, ho raddoppiato il volume, ok? Ecco, madonna, sono le 7:15, cerchiamo di fare una roba veloce, un attimo solo, scusate, ecco qua, perfetto. Allora, fatto questo, un attimo che rispondo alle vostre domande, la simulazione di ECM non esiste su Helio, esiste il Brit 224, ma se ECM 800 sì, certamente. Allora, ora ci mettiamo un po' di modulazione. Anche qua, dove metterla la modulazione? Ma ragazzi, lo potete mettere solitamente prima degli effetti di ambiente. Ma è meglio metterla qua. Se la mettiamo qua, il segnale verrà modulato e mandato sia a riverbero che a delay. Se lo mettiamo solo qua, vuol dire che il segnale modulato sarà solo il delay. Se lo mettiamo qua, invece vuol dire che il segnale modulato sarà solo il riverbero. Quindi anche lì non c'è un giusto o un sbagliato, cioè, dipende dai gusti, ma dal momento che il riverbero è già, ha già una modulazione sua, se vi ricordate qua, c'è questa cosa qua, modulation, è inutile andare a modulare ulteriormente, quindi o modulo solo il delay o se no addirittura lo metto prima, magari lo regolo un po' basso, quindi io decido di metterlo prima, lo metto qua e mi metto modulation, quella qua, stereo anche in questo caso, ok, e mi scelgo uno dei vari. Abbiamo, io ho provato, ho fatto anche una piccola demo, basta andate nella mia pagina Facebook o anche sul mio gruppo, nostro gruppo GFX Italia, la trovate, sinceramente non c'è grande differenza, e può andare in cerca del pelo nell'uovo. Io sinceramente ci metto un po' il chorus. Allora, di bello c'è il Plastic Chorus o il Trinity Chorus, che sarebbe il Tri Chorus, scegliamo. Adesso stacco, metto dentro il chorus, scelgo e poi faccio le varie regolazioni.
Perfetto, fatto. Questo qua ci metto sempre un attimo a regolarlo. Allora, vediamo un attimo anche qua le regolazioni. Rate è in pratica l'oscillazione, l'ho messo proprio lento, ok? Che non diventa, perché se aumentiamo troppo le rate diventa quasi un vibrato. Dip è in pratica la profondità, cioè deve fare o deve fare cioè quanto deve spostarsi, ok? Quindi di solito vanno opposti. Più si aumenta la rate, più si abbassa il dip. Più si abbassa la rate, più si alza il dip, di solito, però non è una regola. Quindi in questo caso l'ho messo lì così. Mod, chorus, perché possiamo scegliere tra chorus, vibrato, vabbè, il tono, regolare, chiaro, oscuro. Il mix, ovvero la quantità, se metto 100% è completamente chorus, 0% è completamente dry. Di solito si usa il 30, io in questo caso tengo, si usa il 50, io in questo caso tengo 30, perché c'è già l'Adriatic Delay che è modulato. Ok, che ha una modulazione sua interna. Se vedete c'è dip e spread, anche dip, rate e spread anche qua. E abbiamo anche il riverbero che è modulato, quindi ok, ci metto il chorus, ma lo metto addirittura anche il 25 potrei mettere, perché c'è già modulazione dopo, ok, che non andiamo a impastare troppo. Ricordiamoci la regola, less is more, ok, quindi non esageriamo, ok? Quindi in sostanza l'effetto è questo. Poi il bello che la chitarra fa tanto, le mani fanno tanto, la levetta qua non è solo per fare dive bomb, ok? La levetta qua, se usata bene, possiamo avere un chorus semplicemente usando la levetta. Maestro di questo è Gilmour, ok? Bene, quindi sostanzialmente il nostro effetto, se non vogliamo aggiungerci troppe robe, eccolo qua. Noi vabbè, possiamo metterci un altro riverbero, un altro delay, perché no, possiamo fare quello che vogliamo, però a me sinceramente non andrei ad aggiungerci, perché anche qua posso metterci un altro riverbero se vogliamo, ma non è che abbia tanto senso sinceramente, se no tanto valeva che convogliavo questo delay qua, ok, lo mettevo prima, ok, una roba così, però sinceramente... Questo cosa succede? Succede che viene riverberato anche le ripetizioni, è la cosa più comune, quando si mettono in serie delay e riverbero. In questo caso voglio metterlo dopo, proprio per mantenerlo nitido, ok? O se no, inserisco anche un piccolo riverbero qua, ma più leggero, un riverbero diverso, tanto che il mio delay non sia proprio così secco, ma non così gigante come questo qua. Quindi vado magari qua sul Legacy e mi metto un room, un chamber, non so, vediamo un po', hall, sì dai, mettiamo hall. In questo caso il mix lo terrò più basso, tipo lo metterò intorno al 25, ok? Perché si devono sentire le ripetizioni. High cut lo tengo di basso. Low cut, no, abbassalo un po' perché è troppo tagliato, troppo alto, e così. Pre-delay, vedete che lo hanno già impostato sul 22, ok? Anche qua, siccome voglio sentire, qua c'è solo le ripetizioni qua, ok? Quindi lo abbasso anche a 15, ok? Decay, vabbè, sentiamo, vediamo un attimo. Thank you.
Ecco, quindi voglio dire, bisogna usare le robe e un po' con parsimonia. Per conto mio, abbiamo già fatto una buona cosa. Se vogliamo avere più lungo, vabbè, non dovremmo fare altro che andare nel riverbero, aumentare il decay, toh, lo aumentiamo un po', 4 a 5, 7 a 5, lo portiamo a 7 a 8, anche qua, aumentiamo anche qua il feedback, lo portiamo a 65, toh. Ok, abbiamo allungato di più, ok, tutto lì. L'ultima cosa che volevo farti aggiungere era un effetto hass, ovvero staccare ancora di più il canale destro dal canale sinistro. Prima di fare sta roba però salviamo, guarda, ok, salva sulla libreria e lo chiamiamo ambient, che ne so, RR Robby Rocks ambient test, eccolo lì. Poi se volete questo qua lo condivido, intanto are you sure to overwrite? Yes. Tac, perfetto, benissimo. L'effetto AS, ho già fatto un video anche su questo, quindi senza che mi ripeta andate a vederlo, divide il segnale destro e sinistro, lo sfalsa un po' nel tempo in modo che si abbia un maggiore panorama stereofonico. Per far questo divideremo anche qua il canali, diciamo così. Come? Allora, inseriamo qua per esempio un delay, ok? Mono in questo caso, adesso vi spiego perché, e prendiamo quello che non modula niente, quello più digitale possibile, quindi simple delay. Questo qua lo spostiamo qua così, ok? Ora, cosa abbiamo fatto qua? Qua il segnale, vabbè, parte amplificatore, cabinet, poi il segnale qua viene sdoppiato, uno va via dritto, l'altro passa sul delay. Per che motivo? Perché adesso qua, su questa pallina qua, dove in pratica è il punto di split, ok, io lascio, ok, il volume del path A, quindi questo qua sarebbe la linea A e questa qua sarebbe la linea B, uguali, i volumi sono identici. Qua invece sul merge, quindi quando i due segnali convogliano di nuovo insieme, gli dirò, caro amico, il segnale A, ok, A pan, quindi il segnale che arriva dal path A, me lo sposti completamente a left, completamente a sinistra. Questo qua, pan B, me lo porti completamente a destra. Quindi in questo caso il segnale entra, esce in mono, qua si divide e diventa stereo. Però ho inserito un delay. Cosa fa sto delay? Sto delay qua io lo utilizzo solo e solamente per ritardare il segnale. Io non voglio sentire le ripetizioni, perché adesso io vi faccio sentire, se lo spengo, ok, è spento adesso questo qua, è come che neanche ci fosse, se ascoltate non cambia assolutamente niente. Ok, adesso magari questa cosa qua dovevo avervela fatta sentire prima, perché adesso ci sono le modulazioni, c'è anche il reverbero e c'è tutto in mezzo. Volendo posso spegnere tutto, così ve lo faccio sì, così ve lo faccio sentire meglio, ok? Sentiamo un attimo. Ok, il segnale è normale, in pratica io ho preso un segnale, questo qua è spento, e gli ho detto, guarda, questo qua è tutto a sinistra, questo qua è tutto a destra, ma il segnale è uguale, è un dual mono in sostanza. Con il delay qua cos'è che faccio? Lo attivo, ma sentite? Adesso c'è solo a destra, ok? Ok, io questa roba qua non la voglio, non è questo che mi interessa, quindi cosa faccio? Prendo il feedback, quindi la durata delle ripetizioni, e le porto a zero. Entra, esce, tic tic, una roba così, sentite? Ok, una sola ripetizione. Il livello lo lascio a zero, il mix, importantissimo, lo mando su alle stelle al 100%, significa che su questa linea di segnale qua si deve sentire solo il delay, ok? E infatti di nuovo sentiamo. Adesso avete capito cosa ho fatto? Adesso in pratica qua, ok,
che è a sinistra il segnale passa, e lo sentite a sinistra, se ascoltate in cuffia mi fate un piacere. Qua invece, avendo messo il delay al 100%, lo sentite dopo, quindi sinistra-destra, risentiamo. Ok, magicamente adesso se io prendo il time, quindi il ritardo del delay, e lo abbasso, beh, a zero no, perché non si sentirebbe più niente, e lo abbasso da 5 a 30 millisecondi, si viene a verificare l'effetto AS, che è questo qua. Sentite che il suono è stereofonico, si è separato, perché il segnale è una copia, viene mandato nei due pad A e B, ma il pad di B è ritardato di 10 millisecondi e, essendo pampottato, perché è completamente a destra e l'altro completamente a sinistra, si ha un'apertura, ok? Maurizio Motta, che cos'è lo spread? Spread significa divario, distanza, in pratica aumentando lo spread aumenti la distanza, può essere utilizzato per molte cose, lo spread è proprio la distanza da uno all'altro, solitamente qua lo spread significa distanziare il destro dal sinistro, quando stereo spread 100% vuol dire che destro e sinistro sono completamente isolati, stereo spread 0 vuol dire che è mono, ok? Ecco qua. Se io lo tiro giù troppo, a zero, non sentiremo nulla. Sentite? Perché il segnale non viene, entra e viene mandato fuori in 0 millisecondi, quindi non si nota nessuna differenza. Se l'aumento troppo, tipo che ne so, 200 millisecondi, avvertiamo proprio il ritardo. Quindi io vado a ridurlo sempre di più e l'effetto AS, proprio perché l'orecchio umano sotto i 5 millisecondi, c'è chi mi dice ho un ritardo nel playing, ho un ritardo di 4 millisecondi, non puoi sentire 4 millisecondi, punto. Qualche orecchio allenato e giovane riesce, ma sotto i 5 millisecondi non è possibile udire nessuna differenza, quindi quando anche andate a regolarvi il vostro buffer per suonare con overloud o con bias, se vi dà 4 millisecondi o 5 millisecondi di ritardo, non potete, proprio sono paranoie qua nella testa, solo perché lo vedete scritto, se no non ve ne accorgete. Oltre i 30 millisecondi invece sentiamo proprio la differenza, quindi se stiamo tra i 5 e i 30, avvertiamo proprio l'apertura, ok? Più aumentiamo, più il panorama si amplifica. Sentiamo. Ecco fatto, quindi una cavolata, infatti io nei miei effetti di solito faccio così, mi faccio sempre due copie, che qua avete 8 snapshot, e mi faccio la copia attivo o disattivo questo qua, in pratica ho la possibilità di avere lo stesso identico suono, stereo o mono, ok? Adesso questo qua lo aggiungiamo a tutto il resto che avevamo messo prima, quindi abbiamo riverberi, abbiamo delay, ok? Ho attivato tutto, sì, ed ecco finito finalmente il nostro suono, lo salviamo. Save to library, sì, va bene, d'accordo, sovrascrivi, mamma mia, ok, e sentiamo. Thank you.
Bene ragazzi, il video termina qui, sono le 7:30, io vado a mangiare, spero che vi sia piaciuto, spero più che altro, io non sono un fonico, non sono un ingegnere del suono, anche se mi piacerebbe tanto aver avuto la possibilità di aver studiato, però vabbè, queste cose qua le ho imparate con esperienza, sbagliando anche, fra l'altro in analogico, ok? E anche perché mi sono letto un macello di libri, quindi l'unica cosa che mi piace così è condividere con voi quel poco che so. Ecco, una cosa del genere, abbiamo fatto un effetto, come posso definirlo, un effetto etereo, ok, ambient, ok, quindi voglio dire, per me fare un preset del genere è una roba da 10 minuti, ok? La roba difficile è la scelta del lamp e del cab, perché la pasta è tutta lì, ok? Poi, compressore, non compressore, riverberi o cosa, là ci si può sbizzarrire. La scelta invece del lamp e il cab, quello è la parte che mi porta via maggior tempo. Mi sto ultimando alcuni effetti per AX, e sono 2 settimane che ci lavoro e sto facendo solo amp e cab, perché tanto i riverberi alla fine sono sempre quelli, poi ce li metto, ma è quella la pasta la fanno gli amplificatori. Quindi ecco, spero di avervi dato degli spunti, così ricordo che sta roba qua, che la vedrete in sovraimpressione in questo momento, tac, ok, sta roba qua è un effetto, aspetta che mi sposto un po' di qua, questa roba qua è un preset che in questo caso ho utilizzato Helix Native, che è un plugin per PC, Windows e Macintosh, ma è comunque esportabile e utilizzabile nelle macchine Helix, ok? Quindi non so, se siete interessati ditemelo, ve lo condivido, siccome dovrei mettermi lì col Dropbox o Google Drive, sinceramente non mi piacciono quelle robe lì, più che altro non mi ricordo neanche più le password che avevo, vabbè. Io di solito il materiale che faccio così gratuito lo condivido sul mio gruppo dove partecipo io, che è GFX Italia, ve lo faccio vedere qua, intendo su Facebook, ok? Quindi concedetemi un attimo di... no di gloria, ma dico, concedetemi un attimo di promozione del mio canale, ok, chiamiamolo così. Questo qua è GFX Italia, ok, GFX Guitar FX Italia, eccolo qua, scrivete GFX Guitar FX Italia, li trovate qua e qua, su file, tipo, dove erano i file, qua. Ho caricato, io e anche altri abbiamo caricato un macello di roba, ok, di manuali, robe del genere, guida rapida, questo e quello, quindi voglio dire, lo carico qua, se volete farci un salto lo metto a disposizione, a disposizione per tutti quanti, ecco, tanto insomma voglio dire, una cosa un po', per me è una cosa abbastanza ovvia, però ovviamente, mi piaceva così condividerlo con voi, perché tutti quanti spesso si fa, facci sentire un bel suono, crancettoni, via, si va con Marshall, Mesa, Orange, ma cavolo, un bel suono, bello da sentire. In questo caso, se fate un suono così e vi mettete lì a casa da soli, senza nessuno, senza la band, vi fate di quegli arpeggi, di quelle robe pazzesche. Io ho realizzato un pezzo per la mia ragazza, perché era il suo compleanno, nonché, fra l'altro, che coincideva col nostro anniversario, gli ho dedicato una canzone, fatto con la chitarra classica, ho una Echo Mia Nylon, e mi sono fatto un preset così, quindi ho messo un amplificatore, ma neanche l'amplificatore non l'ho utilizzato, perché è una chitarra classica, non ne aveva bisogno. Modulazioni, delay, riverberi, e mi sono creato una canzone bellissima, che fra l'altro anche lei poi ci ha scritto anche un testo, che dovremmo... Passata sta roba del coronavirus, forse avremo modo di metterci anche il testo. Comunque la trovate anche sul mio canale, si chiama Perilenia, ed è così. Cioè, vabbè, c'è una batteria sotto, tanto da darci il tempo, ma chitarra classica con effetto ambient, ok? Naturale, una roba del genere non trova spazio se suonate Metallica, se fate Judas Priest, viva Dio, cioè ogni roba ha la sua misura. Quindi sta roba qua, comunque...
soprattutto per appoggiare a casa così, e anche fare qualche esercizio. Adesso io sto facendo alcuni studi, alcuni esercizi sulle quadriadi, ok? Quindi c'è la semidiminuita, la diminuita, la dominante, la settima maggiore, minore, bla bla bla. E magari ci metti un bel effetto così, allora lo studio diventa anche divertimento, perché star lì, impararsi la quadriade di do maggiore, bemolle, do maggiore, che ne so, do minore, settima, bemolle, quinta, la semidiminuita, che due palle con le dita, se ci metti un po' di effetto diventa lo studio diventa anche divertimento, capito? Quindi ecco, può essere un utilizzo anche quello. Bene. Reactor, utilissimo Roby, anche perché, aspetta che sono sparito, sono qua sotto, ci sono, eccomi qua, utilizzo anche perché nella mia band ho intenzione di utilizzare un suono ambient, non ispirato a quello rock anni 80, ma comunque ambient. Ecco, questi sono punti, sono spunti di riflessione, spunti, ok, così. Vi dico, se vi iscrivete al nostro gruppo, condivideteli anche lì, adesso io vi... adesso il tempo che vado a mangiare, poi questa sera lo condivido sul gruppo, prendetevelo, scaricatelo, cambiateci, fate quel cavolo che volete, prendetelo come spunto per i vostri futuri preset e poi magari se ne avete qualcuno di bello, magari anche domande o roba, condivideteli, perché ovviamente ognuno ci mette del suo ed è bello così. Giovanni Clemente, grazie della condivisione, non c'è di che. Grazie, ho preso da poco Helix, c'è sempre da imparare, Helix è un mondo, ok? Guardati i miei tutorial nel mio canale, vai sulle playlist. Reactor, quindi tu riesci ad integrare questi effetti qua in band molto più spinte. Beh, guarda, se complimenti, ma guarda, io sono non fanatico, ma mi piacciono molto tipo i Stratovarius, e Stratovarius hanno sonorità un po' così, anche i Nightwish tipo hanno sonorità un po' così, anche se sono belli cazzuti, ok? Non è il mio genere, li ascolto, mi piace ascoltarlo, ma non lo suono. Anche lì c'è diversità da ascoltare e suonare. Quindi ti dico, condividi qualcosa, se entri nel nostro gruppo ci metti il video, che sono curioso di vedere come entri un suono del genere in una band molto più spinta di Metallica, proprio mi incuriosisce sta roba. C'è sempre da imparare, anche io, cioè, non sono nato imparato. Ragazzi, niente, io vi saluto, vi auguro un buon appetito, e vi auguro a tutti quanti di stare bene, nel senso, riguardo, mi riferisco alla questione qua del virus, vi auguro che voi e tutte le vostre famiglie stiate bene, e ci auguriamo tutti che sta situazione termini il prima possibile, intanto ci tocca aspettare fino al 3 maggio, quindi facciamocela passare, ok? Ragazzi, vi saluto, vado che è pronto. Ciao a tutti e buona serata. Ciao ciao.